Siccome è ancora abbastanza sensibile la rabbia nelle sue parole, che cosa si poteva cambiare, fare, non fare? La chance per, insomma, dire troppo presto siamo usciti per evitare questa uscita di scena? Sì, innanzitutto secondo me è sempre meglio andare avanti piuttosto che tornare indietro e guardare, quindi anche perché noi le analisi le abbiamo fatte, abbiamo analizzato, ribadisco, non ci dovevamo ridurre l'ultima partita, quindi ci dovevamo pensare prima, anche perché l'ultima partita può accadere di tutto, è successo veramente il finimondo, quindi si va avanti, non, si va avanti cercando di fare il nostro meglio. I ragazzi stanno facendo qualcosa di fantastico e straordinario rispetto all'anno scorso. Mi hanno detto che abbiamo 5 punti in più, 14 vinte, una pareggiata e una persa, quindi sono numeri straordinari. Avessimo passato il turno in Champions, saremmo qua a fantasticare il triplete per la Juventus, ecco, quindi, perché poi si passa in fretta da incensare o a ammazzare le persone, ecco, quindi, però noi abbiamo il nostro equilibrio e andiamo avanti. Perché qualcuno ha voluto usare addirittura la parola fallimento? Parliamo della partita, dai. Abbiamo già parlato troppo, quindi parliamo della Certo, partita. situazione contrattuale com'è in questo momento? Guarda, in questo momento io penso che non sia importante parlare dei rinnovi o non rinnovi, quindi no, noi lavoriamo, cerchiamo di dare sempre il massimo per la Juventus sotto tutti i punti di vista, quindi andiamo avanti, lavoriamo e cerchiamo di costruire così come stiamo facendo. Costruire non significa che devi vincere per forza, ecco. L'importante è che costruisci, perché come ho detto in passato qualcuno ha vinto ma non stava costruendo, ecco.